sorgere i morti, ma questo è il fondamento anche della fede cristiana. Come tutti sanno, alcune invenzioni sono dei cattolici, per esempio il purgatorio. Pochi sanno che nel luteranesimo, quindi Martin Lutero, quando fece la sua riforma e si staccò dalla Chiesa cattolica, eliminò il purgatorio, perché il purgatorio è un'invenzione della Chiesa cattolica, anzi lo inventa Dante nella Divina Commedia. La riforma luterana costituì, dopo gli errori di Costantino nel Concilio di Nicea, il vero cuore del cristianesimo. Quindi, in poche parole, riflettendo, Lutero aveva ragione. Naturalmente nessun cattolico si sogna di dire che Lutero aveva ragione, ma come io ho detto, non sono né cattolica né testimone di Geova. Mi è stato detto, lo Spirito Santo è Dio. Lo Spirito Santo proviene da Dio, è la forza attiva di Dio. Noi sappiamo che Lutero introdusse il concetto di giustificazione per fede, ovvero anche senza le opere, se prendiamo il libro di Romani, il giusto vivrà per fede. Quindi in questo video sto dicendo la verità. Dei testimoni di Geova, ovvero il fatto che predichino l'avvento del regno e che quindi, a differenza dei cattolici, si diano da fare a livello proprio pratico, osservando il comandamento di Gesù. Ma non sono testimone di Geova, simpatizzo per Lutero. Perché? Perché Lutero si staccò dalla Chiesa cattolica in un momento particolare, quando vi era la vendita delle indulgenze, come ho già spiegato in dei video precedenti. Diciamo che la Chiesa cattolica vendeva le indulgenze e prometteva di fare avere meno anni in purgatorio alle anime di coloro che morivano in cambio di soldi per finanziare i lavori alla Cappella Sistina, eccetera. La vendita delle indulgenze è stato il grande scandalo della Chiesa cattolica, quindi Lutero, giovane monaco che andò a Roma, rimase scandalizzato e formulò le tesi di in pratica la sua chiesa si staccò totalmente da quella cattolica. Poi anche il fatto che i preti non si sposano, ma dove è scritto che i preti non si debbano sposare? L'Apostolo Paolo dice chiaramente, è bene non sposarsi, ma è bene sposarsi anziché ardere nella carne, quindi il matrimonio non è condannato. E tutti gli apostoli, anche Pietro era sposato, mentre Paolo disse, mi sono fatto eunuco per il regno dei cieli. Quindi ognuno, il fatto di sposarsi o non sposarsi è una libera scelta, ma se si deve soffrire è meglio sposarsi. Lutero fu un grande, e la sua chiesa ha radici storiche, ormai è 500 anni che esistono le chiese luterane in Germania e si sono diffuse anche in Italia. Molti che furono perseguitati dalla Chiesa cattolica, come i Valdesi, da Pietro Valdo, che era un movimento simile ai poveri, ai francescani, ai fraticelli, che nacque in Francia, furono perseguitati e spesso bruciati sul rogo dalla Chiesa cattolica. Ora mi chiedo, di fronte a tutti questi orrori, queste persecuzioni, il protestantesimo si pone come una luce fulgida. Pensiamo alle persecuzioni che subirono i protestanti in Inghilterra da parte di Maria Stuarda, no, di Maria detta la sanguinaria, no, scusate, non Maria Stuarda, Maria Stuarda era la regina di Scozia, sorella della regina Elisabetta, che aveva sposato il re Filippo, cattolico. E quindi i protestanti furono sottoposti a delle persecuzioni feroci per la loro fede, morivano sul rogo invocando il nome di Dio. O pensiamo ancora alla strage degli Ugonotti in Francia. Quindi, in poche parole, i cattolici hanno ucciso in nome di Dio, hanno ucciso i loro fratelli in Cristo e poi continuano ad avere statue e ginocchiarsi davanti alle statue dei santi. Il fatto del io non sono testimone, li ho difesi soltanto perché ammiro il fatto che predichino, cosa che anche noi protestanti dovremmo fare. In questo video sto dicendo la verità. Non sono cattolica, non sono testimone di Geova, sono vicina ai luterani, anzi sono luterana. In questo video voglio essere sincera, è inutile che
molti fratelli protestanti sono convinti, anzi dicono, affermano, che il regno di Dio è vicino, cioè che sta per arrivare Gesù Cristo. Forse è vero. E in quel momento giudicherei i buoni e i malvagi. In questo video volevo solo fare presente che sono luterana, e che rispetto, che mi avvicino molto in alcune cose ai testimoni, ma più che altro agli avventisti del settimo giorno, di cui tra l'altro i testimoni di Geova costituiscono una filiazione nata alla fine dell'Ottocento. Bene,